Buongiorno a tutti, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh. Buona giornata da Andrea Vignolini. È lunedì 3 giugno 2024 e siamo pronti per leggere insieme i titoli dei quotidiani in edicola. Partiamo subito con la prima pagina del Corriere della Sera. L'apertura riguarda la festa del 2 giugno e le polemiche sul Presidente della Repubblica Mattarella. Mattarella bufera sulla Lega, il carroccio, sovranità europea, il Presidente si dimetta, il PD parla di un attacco inaccettabile. Tweet di Borghi e affondo di Salvini, poi la correzione. Tajani, solidali con il capo dello Stato, la Lega attacca il presidente Mattarella per una frase sulla sovranità dell'Unione Europea. La linea del Colle, quel richiamo alla Costituzione, spiega Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera. Molto rumore per nulla, bisogna ricorrere al titolo della commedia di Shakespeare a partire dagli elementi di farsa, in questo caso per niente comici, se si vuol fare un bilancio della sortita congegnata ieri dalla Lega attaccando Sergio Mattarella nella festa della Repubblica. La Premier ha chiesto una marcia indietro, spiega Marco Galluzzo, facendo riferimento all'intervento di Giorgia Meloni, che alla fine parla a Salvini, chiarire e spazzare il campo alla richiesta di dimissioni che non sta in piedi. E poi invece quello che accade sul fronte del conflitto russo-ucraino, le armi dell'Italia a Kiev, ma solo per la difesa, batteria antimissile e antiaerea, ma dunque ovviamente in questo caso l'utilizzo delle armi è garantito dall'Italia soltanto entro i confini dell'Ucraina. La discussione sull'utilizzo delle armi al di fuori dei confini ucraini è invece oggetto di discussione ancora tra i paesi della NATO. Data room di Milena Gabbarelli, che invece si occupa delle elezioni europee, l'astensione colpisce meno i giovanissimi. Questo è il dato che riguarda ovviamente il data room di Milena Gabbarelli di oggi. La cronaca con quello che è accaduto a Udine, finita la speranza, trovate le ragazze cadute nel Natisone, sono stati ritrovati i corpi di Bianca e Patrizia, le due amiche travolte dalla piena del Natisone a Udine, nessuna traccia di Christian abbracciato a loro prima di sparire sott'acqua e ancora disperso. E poi a centropagina la foto della nazionale, ordine, studio, ferocia, la lavagna di Spalletti, i comandamenti del CT per gli azzurri esposti a Coverciano, secondo ovviamente il mister della nazionale, vedete proprio il dettaglio anche dei comandamenti esposti durante il ritiro azzurro. E adesso, mentre sfogliamo tutta la rassegna stampa di oggi, andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica con le notizie del giorno, giusto il tempo di arrivarci. Eccoci qua, anche La Repubblica, come il Corriere della Sera, riprende il tema dell'attacco sovranista al Quirinale, la campagna per le europee, il leghista Borghi invita Mattarella a dimettersi per aver celebrato la sovranità dell'Unione Europea, Salvini rincara la dose, il 2 giugno non è la festa dell'Europa, Meloni sceglie di restare in silenzio e teme il voto di domenica, Tajani, Forza Italia si smarca, solidarietà al capo dello Stato, PD e Movimento 5 Stelle, dalla Lega parole inaudite, il ministro Giorgetti tentato di lasciare, Visco, il governatore della Banca d'Italia, il debito rischia di sfuggire di mano e questa è una situazione molto delicata per quanto riguarda il debito pubblico. Poi sempre sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica con il presidente ucraino Zelensky che accusa rapiti dai russi 20.000 bambini e poi a centropagina con le elezioni europee, la segretaria del PD a Roma nella piazza di Testaccio, la piazza di Schlein ora ci crede, come le primarie rimonta possibile, questo spiega Elie Schlein a proposito del Partito Democratico alle europee. Roland Garros sulla prima pagina della Repubblica, Sinner si libera di Moutet in 4 set e vola ai quarti a Parigi. E adesso andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Nazione con le notizie del giorno, l'apertura Europa, la Lega attacca Mattarella, Salvini e Borghi contro il capo dello Stato, è la festa della Repubblica e non della sovranità europea, Tajani si schiera in difesa del Colle, insorgono le opposizioni, Schlein, Meloni prenda le distanze, la Premier alla cerimonia del 2 giugno, gli Stati sono la forza dell'Unione. A centropagina poi la fotonotizia che riguarda la tragedia di ieri sulle strade toscane, un bolide sul casello, vedete le auto coinvolte nel disastroso incidente al casello della 12 di Rosignano Marittimo, Rosignano auto contro la barriera autostradale, ipotesi malore, 3 morti, 7 feriti e tragedia in Maremma. Perché a Scansano poi c'è stato un altro incidente mortale. Sono 5 i morti sulle strade toscane nel fine settimana. Sempre sulla prima pagina del quotidiano La Nazione con le notizie del giorno, nel taglio alto, la sfida sui 66 milioni, Lega ecco i soldi, Maggiani li aspetta, i ristori post alluvione in Toscana. Dovrebbero arrivare appunto 66 milioni già più
più volte annunciati dal governo. E poi il calcio con Italiano addio, vittoria inutile a Bergamo per 3-2 della Fiorentina sull'Atalanta e Pradè si scusa per la finale. Dunque a distanza di giorni e giorni arrivano finalmente le scuse della società pronunciate dal direttore sportivo Daniele Pradè. Le notizie che arrivano da Firenze, bambina si allontana dalla clinica, ore di angoscia e poi il calcio storico, rossi travolgenti volano in finale. Siamo sempre a Firenze con ovviamente il calcio storico che avete seguito in questo fine settimana su Toscana TV con il nostro racconto delle due semifinali, il trionfo degli azzurri sui verdi e poi dei rossi sui bianchi. Sempre sulla prima pagina del quotidiano La Nazione con giovani in corteo pro-Palestina al consolato americano. Andiamo anche sulla prima del quotidiano Il Tirreno con le notizie del giorno. Eccoci qua. Partiamo intanto dall'edizione di Lucca, Viareggio e Versilia. Strage al casello, 3 morti, maxi incidente a Rosignano con 3 auto, deceduti un giovane e una coppia di tedeschi, tamponamento violentissimo con 2 vetture che si ribaltano, distrutto il gabbiotto del casello. Lo vedete proprio nella foto del Tirreno sulla prima pagina di oggi, un'immagine del maxi incidente accaduto ieri al casello di Rosignano della 12. I dettagli della dinamica sono ancora da chiarire, si contano 3 morti e 6 feriti, l'autostrada è rimasta bloccata a lungo, il traffico in tilt ovviamente per il rientro dalla fine settimana al mare di molti toscani. E poi sempre sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno, la tragedia è Maremma, perdono la vita 2 motociclisti, è accaduto invece a Scansano. Le notizie che poi ovviamente riguardano ancora questa vicenda del casello di Rosignano, barriera maledetta, nel 2019 ci furono altre 2 vittime, ricorda il quotidiano Il Tirreno. E poi il racconto, mia figlia salvata dai bagagli dell'auto, racconta Mario Pancheri, che non sa spiegarsi quello che è accaduto a proposito del maxi incidente ovviamente registrato ieri al casello di Rosignano. Sempre sulla prima del quotidiano Il Tirreno, siamo a Viareggio, una maxi rissa tra la spiaggia e la passeggiata, il racconto sul quotidiano Il Tirreno di oggi. Restiamo sempre sul quotidiano Il Tirreno con le notizie che però arrivano da Livorno. Eccoci qua, Livorno, scuole aperte anche in estate, ecco il piano, spiega il quotidiano Il Tirreno facendo riferimento alle scuole che resteranno aperte, i plessi scolastici che saranno aperti nella città labronica. Poi siamo a Piombino, una notizia di cronaca di un uomo che è fuori dal coma e quindi ovviamente in questo momento si trova in una situazione fuori dal pericolo di morte, dopo il pestaggio sarà sentito dal PM e dunque una vicenda giudiziaria da chiarire. E adesso l'ampia rassegna stampa sportiva del lunedì, partiamo subito con la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio che ci porta alla situazione allenatore Fiorentina. Qua la firma è il titolo del Corriere dello Sport Stadio, Italiano saluta vincendo 3-2 in casa dell'Atalanta, oggi incontra il Bologna e dunque Italiano che è vicino alla panchina del club emiliano, la Fiorentina invece andrà a Palladino, ma il nodo è quello di Nico Gonzalez e 6 acquisti. Il club di commisso può annunciare in giornata l'arrivo del nuovo tecnico, servono un difensore, un mediano, un regista, 2 ali e un centravanti. Dunque la lista di Palladino è chiara e precisa e poi vedete le parole di Pradè, noi ambiziosi ci scusiamo per Atene, racconta ovviamente il direttore sportivo della Fiorentina. In realtà su Palladino alla Fiorentina qualche dubbio lo nutre il Corriere della Sera nell'articolo ovviamente dell'edizione nazionale. Vedete proprio Palladino, c'è anche la Lazio, quindi si fa riferimento al fatto che Tudor ha rotto con la Lazio e secondo il quotidiano del Corriere della Sera il tecnico del Monza era vicino a Firenze ma Lotito ci pensa, quindi vedremo quale sarà la corretta interpretazione sul futuro allenatore della Fiorentina. Andiamo anche sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, eccola qua, che apre invece con la corsa al numero 1 mondiale del tennis, sognando Sinner è il titolo di apertura, rimontona sul francese Moutet, trascinato a Parigi da un tifo scatenato, nei quarti trova il bulgaro Dimitrov, questo spiega il quotidiano con la Gazzetta dello Sport sulla prima pagina di oggi. E poi vedete e Bagnaia le suona a tutti, festa Ducati al Mugello, al Gran Premio d'Italia del MotoGP e a centropagina emergenza nazionale dopo
Acerbi, si fa male Scalvini, Spalletti nei guai, si scalda Gatti. E poi sempre sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, firmo e cambio, Fonseca e Conte, Milan, Napoli e i giorni della svolta, facendo riferimento alle nuove panchine della formazione partenopea e rossonera. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco con tutte le notizie di oggi a Refresh, con le notizie principali che leggeremo dai quotidiani. A tra poco. Buongiorno a tutti, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh, buona giornata da Andrea Vignolini. Siamo pronti per leggere insieme, dopo le prime pagine, tutte le notizie all'interno dei quotidiani di oggi, lunedì 3 giugno 2024. Buona giornata e ben trovati. Le prime pagine del Corriere della Sera, della Repubblica, ma anche del quotidiano Nazione, come abbiamo visto, aprono con le parole della Lega, di Borghi e Salvini a Mattarella, e poi, diciamo così, la revisione, ritrattare quelle dichiarazioni dopo l'intervento della Premier Giorgia Meloni. Salvini contro il Quirinale, titola il quotidiano Il Corriere della Sera, l'opposizione inaccettabile. Il leghista Borghi con un tweet spiega: Mattarella ha parlato della sovranità europea, allora lasci. Il Partito Democratico parla di attacchi eversivi, Tajani si smarca e dà la solidarietà al Colle. Scrive Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera: la pioggia non era riuscita a guastare la festa della Repubblica, ma a parata in corso con i 5.000 militari, i sindaci, le bande, le frecce, i paratri colore, i bersaglieri a sfilare sotto il sorriso compiaciuto di Sergio Mattarella, ci ha provato il senatore leghista Claudio Borghi, che sui social ha evocato le dimissioni del capo dello Stato. Un attacco gravissimo, secondo le opposizioni, eversivo per il PD Francesco Boccia. Matteo Salvini in serata ha corretto il tiro, ha detto: nessuna richiesta di dimissioni, ma non la linea. A ispirare il tweet di Borghi, le parole del capo dello Stato inviate alla vigilia del 2 giugno ai prefetti, pubblicate ieri. Tra pochi giorni consacreremo con l'elezione del Parlamento europeo la sovranità dell'Unione europea, un concetto ribadito ieri nel messaggio al capo di Stato Maggiore Giuseppe Cavo Dragone. I padri della patria erano consapevoli dei rischi e delle limitazioni e dei limiti della chiusura negli ambiti nazionali e sognavano un'Italia aperta all'Europa. Mattarella lo inserisce nel quadro dei valori della nostra identità e di una Costituzione lungimirante e saggia, frutto della straordinaria rinascita che riprese le mosse dalla lotta di liberazione. Ma quel concetto non piace a Borghi, che alle 9.43, prima dell'inno d'Italia, scrive su X: se il Presidente pensa davvero che la sovranità sia dell'Unione Europea invece che dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi. E qua, diciamo, cambia la giornata, tanto che, vedete, nel taglio basso si spiega: la Premier aspetta, poi preme su Matteo e lui dice no alle dimissioni. Intanto Meloni vuole aprire un fronte sui balneari. Sempre all'interno dei quotidiani di oggi, su questa notizia, andiamo anche all'interno del quotidiano La Repubblica, con ovviamente la lettura che invece dà il quotidiano La Repubblica della stessa notizia. Siamo a pagina 2, attacco a Mattarella, la Lega si dimetta, Forza Italia si smarca, nel giorno della festa della Repubblica, bagno di folla per il Presidente che celebra la sovranità dell'Unione Europea, Salvini e Borghi si scagliano contro il Colle, poi la parziale retromarcia, spiega il quotidiano La Repubblica. Le opposizioni parlano di affondo eversivo del carroccio, Schlein indica a Meloni di dissociarsi. Intanto vedete questa foto con il capo dello Stato Sergio Mattarella che stringe le mani dei cittadini arrivati davanti al Quirinale per la tradizionale apertura dei giardini che si tiene nel giorno della festa del 2 giugno. Questa è la foto su Repubblica. Il retroscena di Tommaso Ciriaco che spiega il silenzio di Meloni, paura per il dopovoto e lo spettro poteri forti. Non scaldo la sedia, nessun contatto tra Palazzo Chigi e la Presidenza dopo lo scoppio della polemica, i timori per un flop del G7 e l'allarme anche del Tesoro per i conti, spiega il quotidiano La Repubblica, che poi, sempre sulla politica, ci dà questa lettura che riguarda il futuro, in particolare di un ministro importante, che è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha i saluti. Preparatevi a fare senza di me. Il ministro dell'Economia ha offerto a Meloni la disponibilità a lavorare nella nuova Commissione Europea. La Premier è fredda, Salvini possibilista. Europa come via di fuga dopo gli attacchi della maggioranza alla linea del rigore del super bonus.
bonus e alla spending review, un ruolo istituzionale e in prospettiva spendibile per il Colle, spiega il quotidiano La Repubblica. Andiamo anche all'interno del quotidiano Il Corriere della Sera, torniamo all'interno del quotidiano Il Corriere della Sera con ovviamente le altre notizie che leggiamo all'interno del quotidiano, e ci si occupa anche della vicenda che riguarda le parole di Giorgia Meloni, che dice: Meloni, non sono un jukebox, Schlein a Roma è lei che deve rispondere, il premierato è una riforma pericolosa, sbagliate le parole del Papa sui gay. E poi la leader del PD che dice: basta non scappare, basta ripicche, il ring infinito di Giorgia ed Elli anche senza TV, perché non c'è stato il confronto TV e ovviamente ci sono però le polemiche. Molto interessante il data room di Milena Gabanelli di oggi, che spiega a cosa serve l'Europa. Ecco i motivi per votare: i 10 milioni di giovani sono più europeisti, i benefici ottenuti, cosa fa l'Unione Europea per i grandi astensionisti, invece donne, disoccupati e sud. All'Europarlamento ora serve una legittimazione più forte, questo spiega Milena Gabanelli con l'articolo del data room in edicola oggi. E poi a centropagina vedete nelle pagine interne del quotidiano Il Corriere della Sera il tema della riforma delle liste d'attesa, vertice tra i tecnici e politici per trovare finanziamenti. Oggi Il Giorno della Verità: dal MEF un quarto dei fondi. E poi la cronaca con la notizia che invece arriva da Udine, dove sono stati trovati i corpi di Patrizia e Bianca, che sono stati ritrovati ovviamente nel torrente Natisone, nel fiume Natisone, che era in piena. Il sindaco: potevano scappare. Udine: si cerca ancora il terzo ragazzo inghiottito dal fiume, ancora molti i punti da chiarire. Andiamo all'interno del quotidiano La Repubblica invece con la notizia tragica che arriva dalle strade toscane dell'incidente che si è verificato al casello di Rosignano. Eccoci qua: strage al casello, tre morti, si schianta a 100 all'ora sulle auto in coda per pagare, forse il guidatore ha avuto un malore, morti lui e la moglie, l'altra vittima in una delle macchine tamponate. Da chiarire ovviamente la dinamica dell'incidente, però vedete proprio la foto, la cabina divelta, la cabina del casello sradicata dal terreno e distrutta dopo l'impatto e le auto coinvolte nell'incidente. Da chiarire più che la dinamica ovviamente i motivi che hanno portato il guidatore a non riuscire a frenare. E sempre all'interno del quotidiano La Repubblica, una edizione di Firenze: tre morti a Rosignano, un'auto sfonda il casello e travolge altre macchine. Domenica di sangue sulle strade toscane, due ragazzi perdono la vita in moto a Scansano. La sindaca: servono più controlli, è una strage. Sulla 12 ci sono anche sei feriti, tra cui due bimbi piccoli. Nell'urto a forte velocità due vetture si sono ribaltate, spiega il quotidiano La Repubblica di Firenze. Andiamo anche sulla Nazione, intanto l'edizione di Grosseto e Livorno, che vedete titola proprio su questo: scontro fra moto, due vittime. Questo è l'incidente a Scansano, l'impatto fatale sulla Scansanese, perdono la vita un uomo di 38 anni e un ragazzo di 19. E poi quello che è accaduto a Rosignano, vedete proprio le tre autovetture in sequenza, due ribaltate, drammatico incidente sulla 12 e il casello che diciamo così fortemente danneggiato, drammatico incidente sulla 12 all'uscita di Rosignano, un'auto si è schiantata su altre due vetture, tre persone decedute e altre sette ferite non gravi, tra cui due bambini. E siamo proprio all'interno dell'edizione del quotidiano La Nazione di Grosseto e Livorno, tragedia sulla Scansanese, qua siamo a Grosseto, strade usate come piste, servono più controlli, la sindaca di Scansano fra dolore e rabbia dopo l'incidente, è costato la vita a due centauri, carabinieri e polizia intervengano e se necessario sequestrino i mezzi. Poi l'altra notizia invece che racconta quello che è accaduto alla barriera di Rosignano: ho visto l'auto piombare all'improvviso, tragedia sulla 12, il racconto del casellante, tre morti e sette persone ferite, è il tragico bilancio di questo terribile incidente ieri all'uscita dell'autostrada a Rosignano. Vedete proprio le foto sul quotidiano Nazione, l'auto guidata da una delle vittime ha travolto altre due vetture ferme al casello, che è stato letteralmente divelto. Questo incidente è accaduto intorno alle 13 e queste sono le foto che riporta il quotidiano La Nazione in edicola oggi. Al pronto soccorso di Livorno il dottor Mirko Ricciuti, l'Hospital Health Disaster Manager, ha provveduto a organizzare l'accoglienza dei feriti, la vicinanza del Consiglio regionale col messaggio del presidente Antonio Mazzeo. E poi sempre all'interno dei quotidiani di oggi, restiamo ovviamente sulla stessa notizia, anche qua La Nazione nella parte regionale: l'inferno sulla 12, auto perde il controllo e devasta il casello, tre morti e sette feriti, Rosignano, le vittime sono due coniugi tedeschi,
è un fiorentino di 21 anni. Il veicolo della coppia ha colpito altre due vetture. L'ipotesi è quella di un malore. Ripercorriamo, leggendo dal quotidiano La Nazione, uno schianto terribile al Casello. 3 vittime e 7 feriti all'uscita dell'autostrada A12, la strada delle vacanze. L'apocalisse si scatena alle 13 di una domenica 2 giugno con poco traffico, complice l'assenza del classico ponte. Improvvisamente un'auto oscura, una Honda HRV, piomba a forte velocità sulla stazione di pagamento e si infila in una corsia dove ci sono 2 auto ferme per il pedaggio. L'impatto è terribile, prima investe una Fiat 500X rossa, poi vola a mezza altezza, travolge la cabina del casellante e atterra colpendo un SUV Hyundai. Nell'urto violentissimo muoiono 2 coniugi tedeschi a bordo dell'Honda, Robert Friedkin di 61 anni e Cornelia Schubert di 68, e muore anche un giovane fiorentino che era sulla Fiat 500X, Marco Acciai di 21 anni. Miracolosamente, grazie ai sistemi di sicurezza delle auto, si salvano dalla strage la ragazza che era alla guida della Fiat 500 e 4 occupanti del SUV Hyundai, una famiglia di origine ucraina con 2 bambini di 3 e 6 anni, la madre dei piccoli e la nonna. Esce con qualche ferita, ma sulle proprie gambe anche il dipendente della società Autostrade, che si trovava nella cabina del casello, letteralmente divelto e rovesciato nell'urto, come vediamo ovviamente nelle foto, nella fotosequenza che riporta il quotidiano La Nazione. Poi il video, la corsa folle e poi il volo degli ultimi secondi, l'utilitaria della coppia ha tagliato le corsie e poi è piombata a tutta velocità su 2 veicoli. Sempre all'interno del quotidiano, dei quotidiani di oggi, siamo anche sul quotidiano, vedete il Tirreno di Grosseto, che ritorna invece sull'incidente di Scansano e su ovviamente le 2 vittime dello schianto. Chi erano le 2 vittime dello schianto sulla strada provinciale 159? Il 19enne Mattia e il 38enne Leonardo, 2 famiglie distrutte. La Maremma è in lutto e vedete proprio nelle foto Mattia Cappellani, 19 anni, e Leonardo Di Marte, 38 anni, che hanno perso la vita in questo terribile incidente a Scansano. Amici e colleghi increduli, 2 vite incrociate per un gioco del destino. La madre del 19enne è la maestra del figlio di Leo. Questo spiega il quotidiano il Tirreno in edicola oggi. Siamo nell'edizione del Tirreno a Rosignano e anche qua vedete la foto dell'incidente alla barriera di Rosignano, lo schianto e le lacrime, la comunità è colpita, il cordoglio del sindaco Donati per la strage dal casello della 12, siamo vicini ai familiari delle vittime, il bilancio è pesante. E questo il Tirreno nell'edizione di Rosignano in edicola oggi, tantissimi messaggi sui social di cittadini rosignanesi e non il candidato Testa, siamo sconvolti, perché Rosignano è uno dei comuni che va al voto. Sempre all'interno del quotidiano il Tirreno, tragedia al casello, 3 morti, Rosignano, vittime un 21enne fiorentino, una coppia tedesca, l'incidente ha coinvolto 3 auto, 6 feriti, tra i quali 2 bambini. E poi vedete all'interno del quotidiano il Tirreno il racconto dei genitori per l'impatto, il vetro dell'unotto si è sbriciolato, la nostra bimba viva per miracolo, l'hanno salvata, i bagagli ammassati. Questa era la famiglia ucraina a bordo del SUV Hyundai che praticamente è uscita indenne dall'incidente, e il racconto ovviamente del padre che dice la bimba è viva perché l'hanno salvata, i bagagli che erano ammassati nel bagagliaio. Il cordoglio anche del Consiglio regionale tra le reazioni, come ricorda il Tirreno. E poi vedete anche quello che era accaduto di incidenti terribili alla barriera di Rosignano, 5 vite spezzate in 5 anni, una barriera troppo pericolosa. A marzo 2019 morì l'ufficiale Dalle Lucche, a novembre il poliziotto Feleppa, e quindi qua si ripercorrono ovviamente gli altri episodi di cronaca mortali che hanno riguardato appunto la barriera di Rosignano Marittimo sulla 12. Saluto in collegamento con noi il senatore di Italia Viva e candidato alle elezioni europee per la lista Stati Uniti d'Europa, Matteo Renzi. Buongiorno e ben trovato, Renzi. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno. Senta, partirei innanzitutto dalla giornata di ieri, che è stata segnata da questo attacco della Lega con il tweet del senatore Borghi, e poi che poi si è dovuto ricorrere, diciamo, alla smentita da parte di Salvini dopo l'intervento di Giorgia Meloni, della Premier Giorgia Meloni, sulle parole, diciamo, sulla sovranità europea di Mattarella, che evidentemente sono state mal interpretate da Borghi, che addirittura ha chiesto le dimissioni del capo dello Stato, ha detto la sovranità europea, allora lasci. Questo, insomma, ha scatenato una polemica incredibile la giornata di ieri. Lei che pensa di queste parole? Tra l'altro con Borghi si era confrontato giovedì a Piazza Pulita, mi pare. Sì, trovo offensivo stare a parlare di Borghi. Ecco, cioè Borghi che parla di Mattarella è la formica che si confronta con l'elefante.
La Lega è in una fase in cui ha bisogno di visibilità per le elezioni e quindi ne inventano una al giorno. Dopodiché, Vignolini, io sono orgoglioso di aver portato Sergio Mattarella nel 2015 contro Salvini al Quirinale. Sono orgoglioso nel 2019 di aver bloccato El Mutandon, Salvini dal papete che cercava di chiedere i pieni poteri. Sono orgoglioso, glielo dico con molta sincerità, di aver bloccato il disegno di Salvini quando nel 2022 voleva mettere la capo dei servizi segreti al posto di Mattarella. E quindi se c'è uno che quando vede uno scontro di Borghi e della Lega contro Mattarella non può che provare orgoglio per quello che ha fatto, sono io. Borghi è semplicemente inqualificabile. Chi vuole va su YouTube e guarda l'ultima puntata, come dice giustamente lei, di Piazza Pulita, mi pare fosse giovedì scorso. Andiamo proprio all'interno del quotidiano Repubblica. Qualche problema ce l'ha la Lega, ma ce l'ha anche la maggioranza di governo, perché se uno dei ministri, diciamo così, più importanti dell'attuale governo Meloni, come il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, decide di salutare e dice preparatevi a fare senza di me, perché ha offerto a Meloni la disponibilità a lavorare nella Commissione europea come via di fuga, spiega Repubblica, dopo gli attacchi della maggioranza alla linea del rigore, dal superbonus alla spending review. Qualche problema forse c'è nella maggioranza di centrodestra e anche all'interno della Lega. Ora terranno tutta la polvere sotto il tappeto, a maggior ragione perché sabato e domenica si vota, quindi che vuole che succeda da qui alle prossime ore? Però i problemi verranno non tanto e non solo nel momento in cui ci sarà la nomina del nuovo commissario, che sarà ragionevolmente diciamo fine estate, inizio autunno, ma sarà quando bisognerà fare la legge di bilancio. Perché la verità è che la legge di bilancio è molto difficile per la Meloni. La Meloni è bravissima a comunicare, è incapace di governare. Quando la Meloni domanda a Schlein, dimmi se sono democratica, io fossi la Schlein risponderei, sì, sei democratica, Giorgia, è che tu sei buona, si dice a Firenze, non sei capace. Perché? Perché i numeri della legge di bilancio al momento non ci sono. Può darsi che riescano in qualche modo a rintuzzare un po' il colpo per la legge di bilancio che si chiude a dicembre del 24, ma sicuramente nel 25 la coperta è corta perché hanno fatto delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Quindi penso che Giorgetti, che è uno di quelli che vede sempre 2 settimane prima quello che succede, se può scappa. Andiamo invece al voto europeo. Oggi c'è un data room molto interessante di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera che riguarda, diciamo così, il fatto che i giovani, in realtà i 10 milioni di giovani, sono i più europeisti e diciamo così, quelli che potrebbero registrare una maggiore affluenza tra ovviamente coloro che andranno al voto l'8 e il 9 giugno. A cosa serve l'Europa? Ecco i motivi per votare. I 10 milioni di giovani sono i più europeisti, i benefici ottenuti, cosa fa l'Unione Europea per i grandi astensionisti, donne, disoccupati, sud. All'Europarlamento ora serve una legittimazione più forte. Certo, Renzi, questo va detto, lei è l'unico leader che ha detto qualora fossi eletto vado all'Europarlamento, a Bruxelles e Strasburgo, gli altri leader che si sono candidati no, e questo diciamo, in molti hanno spiegato che serve a trainare il consenso, però il segnale diciamo, per una legittimazione più forte dell'Europarlamento, se si guarda diciamo, le liste, proprio non c'è. No, è uno scandalo, cioè la gente vuole che i cittadini vadano a votare, i politici vogliono che i cittadini vadano a votare e loro, se eletti, non vanno al Parlamento europeo. Cioè i più grandi astensionisti, i più grandi fan dell'astensionismo, le cause dell'astensionismo, i sostenitori dell'astensionismo sono innanzitutto quei 4 leader che, candidatisi al Parlamento europeo, hanno annunciato da subito che loro, anche se eletti, non andranno al Parlamento europeo, che sono Giorgia Meloni, Elly Schlein, Antonio Tajani e Carlo Calenda. Questi quattro qua sono il simbolo della presa in giro dei cittadini. Quando la Gabanelli fa il suo pezzo e spiega che l'Europa serve, dice una cosa molto interessante. Quello che deve fare il politico rispetto al giornalista è raccontare che tipo di Europa serve. E io dico ai cittadini di Firenze e della Toscana, a noi serve più Europa, perché se noi non facciamo più Europa, Firenze e la Toscana conterà molto meno di prima. È
Ecco perché dico Stati Uniti d'Europa. Salvini dice meno Europa. La differenza è tutta qua. Poi noi, piaccia o non piaccia, ci mettiamo tutta la nostra forza e se eletti andremo al Parlamento europeo. Gli altri invece sono dei chiacchieroni che sostengono, piaccia o non piaccia, l'aumento dell'astensionismo. Spero che i giovani votino e votino in massa e naturalmente spero che mettano la croce su Stati Uniti d'Europa. Ah, andiamo proprio ai temi che riguardano, diciamo, l'Europa e anche le vite dei cittadini, perché questo è un tema molto interessante. Oggi lo propone il quotidiano Il Tirreno nella parte regionale. Ai toscani piacciono le auto elettriche, siamo quarti in Italia. Secondo ACI nel 2023 sono stati immatricolati 6.406 veicoli. Cerauolo di Unipi spiega, ma scoraggiano i costi di acquisto e di ricarica. Allora, un tema importante c'è, che è quello della transizione verde e della, diciamo, la cessazione della produzione dei motori termici. Ecco, questo fenomeno della transizione verde, come va governato Renzi? È un tema complesso. Lei ricorderà che quando eravamo al governo della città di Firenze, a Palazzo Vecchio, tra il 2009 e il 2014, siamo stati i primi con l'Enel a fare un pacchetto di misure per le colonnine elettriche. Quando parlare di colonnine elettriche sembrava una barzelletta, io sono stato il primo sindaco d'Italia che viaggiava su un'auto elettrica che mi era stata data dalla Nissan e poi dalla Renault, ricordate, era una delle prime operazioni fatte allora. Dopodiché si è un po' esagerato con l'ideologia, cioè una transizione totalmente ispirata dall'ideologia come quella del Green Deal, che è il progetto politico lanciato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, e da Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione, è stato esagerato. Conseguenze. I cittadini pagano troppo la transizione e pezzi di economia vanno quota fuori mercato. Le quote di mercato se le prendono gli indiani e i cinesi, che inquinano di più di quello che inquinano le aziende europee. E dunque il capolavoro fatto dall'Unione Europea per eccesso di ideologismo è stato che il pianeta è più inquinato e l'Europa è più povera. La soluzione è, come sempre, la soluzione del buon senso. Si va in una determinata direzione quando c'è la sostenibilità ambientale, ma anche quella economica. Purtroppo non sempre è stato così. E nei prossimi 5 anni decisivi per il futuro dell'Europa, io penso che dovremo andare avanti verso gli obiettivi di sostenibilità, ma senza far pagare il prezzo alle famiglie. Pensi soltanto alle case, dico solo questa come esempio. Se lei costringe tutti quelli che ci stanno ascoltando a rimettere a posto le case a proprie spese in un arco di tempo stretto, aumentano i prezzi e i costi, l'inflazione ha un boom, è successo già col superbonus 110%, e la gente vedrà nell'Europa il nemico. Ma se noi non siamo in grado di accompagnare il percorso con politiche pubbliche, anziché lasciare tutto il conto da pagare ai cittadini, il Green Deal sarà una schifezza totale. Ecco perché per me Ursula von der Leyen va mandata a casa e al suo posto io ci vorrei Mario Draghi. Questo è il mio disegno. Se vengo eletto, lavoro a questa proposta qua. Lei su Ursula von der Leyen è sempre stato chiaro, le domando però, crede nel modello di maggioranza di Ursula von der Leyen per quanto riguarda la maggioranza dell'Europarlamento? Parliamo ovviamente di maggioranza politica tra i vari gruppi che compongono l'Europarlamento, oppure pensa anche che magari si possa, qualora ce ne sia la necessità, anche aprire a destra? Ma io penso che la maggioranza sarà la stessa. Noi la chiamiamo maggioranza Ursula, ma era la stessa maggioranza che avremmo potuto chiamare maggioranza Jean-Claude, perché era la maggioranza di Juncker, o José Manuel, la maggioranza di Barroso, o la maggioranza Romano, che era quella di Prodi. Più o meno le maggioranze sono sempre state le stesse. A me piacerebbe chiamarla maggioranza Mario, mandare la Ursula a casa. Del resto, a me è riuscito una volta di mandare a casa Conte e portare Draghi. Se facessimo il bis, sarei entusiasta. Bene, senta, andiamo un attimo a un ruolo importante che avrà sempre di più l'Europarlamento e anche l'Unione Europea nei prossimi anni, che ha garantito fino ad oggi 50 anni di pacifica convivenza ai suoi cittadini e oggi invece si trova a far fronte a due conflitti. Proprio sul conflitto russo-ucraino c'è questa grande, diciamo, discussione
all'interno dei paesi NATO sull'utilizzo delle disposizioni militari, dispositivi militari. All'Ucraina una nuova batteria di SAMP-T, ai limiti del governo, solo per uso difensivo, nel pacchetto anche una nuova partita di missili. Dopo le elezioni è possibile un allineamento con gli Stati Uniti, ma qua ovviamente c'è una discussione sulle armi, se vanno utilizzate entro i confini dell'Ucraina oppure anche al di fuori attaccando la Russia. Lei che pensa? Io penso che non sia questo il nodo. Il nodo non è una singola scelta militare o puntuale o di dettaglio. Il nodo politico che oggi abbiamo è: l'Unione Europea vuole mettere in campo una doppia operazione, partendo dall'Ucraina, ma anche pensando al Medio Oriente, ma anche pensando a tutti i potenziali conflitti che il mondo, ahimè, sta conoscendo. Secondo me la doppia operazione è esercito europeo e difesa comune, quindi si va verso gli Stati Uniti d'Europa anche della difesa, perché da soli ci difendiamo peggio, e dall'altro lato però politica diplomatica comune, perché senza la politica estera l'esercizio dell'iniziativa militare è privo di valore politico, perché è semplicemente un atto tecnico, un gesto di risposta governato da altri. In altri termini, o si va verso gli Stati Uniti d'Europa che usano frizione e acceleratore, sia il militare che la diplomazia, oppure questo continuo dibattito su singoli argomenti ti fa perdere di vista lo scenario d'insieme. Io vi dico cosa penso io. Io sono perché ci sia l'esercito unico europeo. Quando nel 1954 Charles de Gaulle mise il veto sull'esercito europeo, Alcide De Gasperi, era allora agli ultimi mesi di vita, pianse. Perché pianse? Perché capì che un pezzo fondamentale del sogno europeo veniva quantomeno ritardato. Dall'altro lato però sono l'unico che dal 24 febbraio 2022, cioè da quando c'è stata l'invasione criminale di Vladimirovich Putin in Ucraina, io sono stato l'unico, Vignolini, ad aver detto ci vuole anche un inviato speciale dell'Unione Europea in Ucraina. E l'ho detto perché? Perché ho fatto i nomi di Angela Merkel o di Tony Blair, cioè ho dato delle proposte. Non basta la risposta militare, serve anche la diplomazia. E dall'altro lato, quando Conte dice non mandiamo le armi, solo peace and love, fate l'amore, non fate la guerra, io dico, oi Conte, ma dove vivi, dove campi? Non è pensabile dire voglio la pace nel mondo e basta, perché questo lo dice Miss Italia, non lo dice uno statista. Ecco, queste due posizioni vanno tenute insieme. Andiamo intanto a occuparci proprio di 5 Stelle. Intanto lei mi perdonerà, ma io abbasso la tenda. Sì, sì, certo, non ci sono problemi. Andiamo a occuparci intanto proprio dei 5 Stelle, visto che citava Conte. Perché cioè, oh, era meglio se non abbassavo la tenda, allora 5 Stelle. C'è il ministro Toninelli, che l'ex ministro Toninelli, che è oggi provibilo di 5 Stelle, che praticamente si è ritratto con una sua, una foto, ha fatto un selfie con una sua pubblicità su un bus di Roma, e ha detto praticamente, dice, gli unici che possono sopportarlo Renzi sono gli stranieri, perché non sanno niente, sono solo gli stranieri, beati gli stranieri, ha detto Toninelli a proposito di lei. Vuoi rispondere a Toninelli? Guardate, tra le cose più belle che abbiamo fatto è quello di mandare a casa Danilo Toninelli. Quindi io chiedo il voto agli italiani, perché penso di, e ai fiorentini, ai toscani, penso di poter rappresentare questo paese in Unione Europea, essendo l'unico che si candida davvero, essendo l'unico che vuole davvero cambiare l'Unione Europea, parlare dell'elezione diretta del Presidente della Commissione, del diritto di veto, dell'esercito europeo, delle cose che abbiamo fatto sulla cultura. Vi chiedo di votarmi per questo, ma se proprio non sapete perché votarmi, votatemi perché ho mandato a casa Toninelli, è una delle più grandi soddisfazioni. Cioè, un signore poverino che vive una fase di turbamento esistenziale, addirittura ho visto che dice non sa la differenza tra un giornale e la carta igienica, e questo la dice lunga su che tipo di quotidianità vive Danilo Toninelli. Sono molto felice che Danilo Toninelli sia un ex parlamentare, e credo che sia un bene per le istituzioni. Gli auguro di cuore ogni bene. Devo dire che c'è uno che sta facendo battute peggiori di Toninelli, che è Lollobrigida ora. Lollobrigida ne spara una al giorno. L'altro giorno ha detto che per fare la pace
Non importa l'esercito europeo, come diciamo noi, o la diplomazia europea, basta un catering. No, ha detto basta, no, ha detto basta una cena organizzata Una bene. scena organizzata. Io propongo Guido Guidi, segretario generale delle Nazioni Unite, il catering di Firenze. Allora, dai, ragazzi, ma come si fa, Vignolini? Ma questi sarebbero dei rappresentanti delle istituzioni, ma dove vogliamo andare? Vabbè, buttiamola sul ridere, via. Allora, andiamo invece a uno dei temi veri di questa campagna elettorale, perché parlando con tanti europarlamentari candidati, mi spiegano che, guarda, dice, il tema che in passato era quello della preoccupazione del lavoro per i figli, è stato sostituito completamente dal tema della sanità. Anche qua a Toscana TV abbiamo fatto un sondaggio sulle elezioni amministrative e il primo tema che ci hanno detto, ovviamente, i fiorentini intervistati dal sondaggio, che sta a cuore ai cittadini, è quello della sanità. E quindi è un tema fondamentale. Oggi il quotidiano Il Corriere della Sera riporta nell'articolo di Marco Cremonesi riforma delle liste d'attesa, vertice tra tecnici e politici per trovare finanziamenti. Oggi, il giorno della verità, dal MEF arrivano un quarto dei fondi. Questo è un tema fondamentale anche nella regione, da sempre il sistema sanitario regionale è ritenuto un'eccellenza. Dopo il Covid, il sistema fa molta fatica, soprattutto per le carenze d'organico, per il sistema anche della medicina territoriale, con i medici di famiglia, i pediatri che non sono sufficienti. Il tema di tanti cittadini che vanno al pronto soccorso e lo golfano, del pronto soccorso dovrebbe occuparsi soltanto della medicina d'emergenza, e poi tutte le carenze che ci sono negli ospedali. Questo è, in questo momento, sembrerebbe essere il tema prioritario della campagna elettorale. Non so se è d'accordo anche Renzi. Lo è per i sondaggi, e quindi, siccome noi abbiamo una influenza a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni, Meloni, quando ha visto l'ultimo sondaggio, ha deciso di annunciare un provvedimento sulle liste d'attesa. Casualmente, dopo 2 anni che governa, lo fa a 2 giorni dalle elezioni. E vabbè, è questo, lasciamo stare, si può capire, è soltanto un modo per mettere una toppa. Qual è però il buco su cui Meloni vuole mettere la toppa, caro Vignolini? Il buco è che Giorgia Meloni, Elly Schlein, no, Elly Schlein è molto più seria su questo. Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e Matteo Salvini hanno detto di no a una parolina che si chiama MES, che sono 3 lettere, ma sono 37 miliardi di euro. Cioè, ragazzi, se Meloni, Salvini e Conte avessero detto di sì al MES sanitario, noi avremmo oggi non bisogno di fare un vertice, ma avremmo già 37 miliardi di euro sul tavolo. Allora, il primo punto è: le risorse le dobbiamo prendere in Europa, e il primo atto che io farò in Europa è quello di andare a chiedere che si riapra la linea di credito del MES. Ma accanto a questo c'è un tema complessivo sulla sanità. Intanto, chi ci ascolta lo sa, si vive di più, si invecchia di più, lo dico a chi ci ascolta, meglio così, ragazzi, perché se non si invecchia è segno che si tira il calzino, quindi tra invecchiare e tirare il calzino, meglio invecchiare. Invecchiando però ci sono delle malattie nuove. I nostri anziani che sono dall'altra parte della televisione e che ci stanno ascoltando sanno che c'è un problema diverso di malattie legate anche all'età, e purtroppo ci sono meno medici, alcuni se ne vanno all'estero perché vengono pagati di più. Ci sono meno infermieri, e abbiamo raccontato agli infermieri che erano gli eroi dopo il Covid, e poi alla fine purtroppo non sono stati dati i riconoscimenti che avrebbero meritato gli infermieri. E poi c'è un tema che nel mondo della ricerca tecnologica, la ricerca innovativa, la ricerca farmaceutica sta facendo dei passi da gigante bellissimi, straordinari. E quindi bisogna avere anche la forza di andare a fare dell'Europa un grande hub di innovazione. Tutte ste robe qui, dalla lista d'attesa, il pronto soccorso da sistemare, agli investimenti per tenere i giovani, agli investimenti sulla ricerca, a questo governo interessano zero. Tant'è vero che la Meloni si è svegliata ora perché ha visto i sondaggi. Solo che io penso che anche su questo servano gli Stati Uniti d'Europa per competere sulla medicina e sull'innovazione con l'America o con la Cina. E servono gli Stati Uniti d'Europa per dare agli Stati membri 37 miliardi di euro per rimettere a posto i nostri scalcagnati e scalcinati pronto soccorso.
Senta, veniamo intanto alle questioni che riguardano Firenze, partendo intanto dalla presenza del ministro Nordio che domani sarà a Firenze e presenterà in un incontro la riforma della giustizia. Ricordiamo che uno dei punti cardine della riforma della giustizia, che è la norma più discussa, è di sicuro quella che riguarda la separazione delle carriere. In pratica ogni magistrato dovrà fare una scelta definitiva fin dall'inizio, o funzione requirente o funzione giudicante. Le domando, come Italia Viva, come voterete a questa riforma? Ma guardi, al momento mi sembra, se si va sulla separazione delle carriere, è evidente che noi siamo favorevoli. Ma ancora una volta, lo dico con il massimo rispetto, mi sembra uno show, mi sembra un elemento di pura propaganda quello che viene fatto dal governo. Cioè, se loro vanno davvero alla riforma delle carriere, evviva. Ma sono 2 anni che sono lì, proprio nella settimana elettorale tirano fuori questo disegno di legge. Cioè, questo governo mi sembra sia il governo dell'annuncite, il governo che scambia la Gazzetta Ufficiale con Twitter. E non è un caso che anche la riforma, che noi siamo sicuramente ben intenzionati a guardare, arrivi però in piena campagna elettorale. Se vuoi fare le cose sul serio, non la fai in campagna elettorale questa proposta, anche perché per adesso Nordio, che è una bravissima persona, queste riforme le ha solo annunciate. Insomma, detta male, siccome è un iter di revisione costituzionale, come scrive giustamente, mi pare che sia la Nazione, sì, giusto? Sì, sì, ricordando l'appuntamento di Nordio, siccome è un iter di revisione costituzionale, ci vorranno ancora anni. Per il momento la verità è che la giustizia giusta è un tema che questo governo non ha voluto mettere al centro del dibattito. Speriamo che lo faccia in futuro. Veniamo invece alla questione amministrative, con ovviamente i temi che riguardano la tornata elettorale a Firenze. Ieri è stata intervistata dal quotidiano La Repubblica Stefania Saccardi, la candidata di Italia Viva per questa tornata elettorale. Ah, voi siete convinti di andare al ballottaggio, ovviamente avete ancora una settimana per vedere se ce la farete, e quindi diciamo, anche se i sondaggi fino a quando erano possibili pubblicare non hanno scattato questa fotografia, però per voi ovviamente è lecito questo obiettivo. Veramente è convinto che Stefania Saccardi possa andare al ballottaggio? Io sono convinto di una cosa, su cui proprio sono granitico. Stefania Saccardi, dei 3 candidati, è la più brava. Ma guardi, Vignolini, ce lo dicono a bassa voce anche quelli di destra che votano Schmidt e anche quelli di sinistra che votano. Cioè, io non trovo uno che non mi dica la Saccardi, lo dico alla Fiorentina, è Lella meglio, è Lella meglio per governare, è Lella meglio per amministrare, è Lella meglio perché conosce Firenze. Quindi a me tutti mi dicono è Lella meglio, qualcuno mi dice è Lella meglio e voto al centro con Saccardi, qualcuno mi dice è Lella meglio ma io ho sempre votato PD, è Lella meglio ma voglio votare Fratelli d'Italia, è Lella meglio ma a questo giro lo do alla Lega, la Lega ne trovo poco, ma insomma ci siamo capiti. Questo è il quadro. Io sono convinto, con la stragrande maggioranza dei fiorentini, che Stefania è Lella meglio. Poi che questo la porti al ballottaggio o no, glielo dico tra una settimana a quest'ora, quando arriva lo scrutinio. Certo è che il mio appello ai fiorentini è votare per mandare in consiglio comunale delle persone di qualità, perché l'8 e 9 di giugno, sabato e domenica, si vota per il consiglio comunale, il sindaco si elegge al ballottaggio il 23-24, e il mio appello è a votare la lista al centro con Saccardi, che è un simbolo che ha al suo interno dei candidati di grande livello che appoggiano Stefania, perché c'è il numero uno della lista, si chiama Francesco Casini, è il sindaco di Bagnarripoli, è quello che mentre Nardella chiacchierava e spendeva decine di milioni di euro del contribuente, in quella fase lì Casini zitto zitto prendeva i soldi della Fiorentina e faceva costruire il Viola Park a spese della società, non a spese del contribuente. C'è Francesco Grazzini, il numero 2 della lista, il nostro segretario cittadino, un ragazzo che 5 anni fa ha preso centinaia di voti e che oggi ha lavorato a costruire una squadra di giovani bellissima che porterà freschezza in Palazzo Vecchio. Ci vogliono facce nuove in Palazzo Vecchio, lo dico da 15 anni.
Ci sono i consiglieri comunali uscenti, Barbara Felle, Camimma Dardano, ci sono i consiglieri di quartiere uscente, Edo Trallore, ci sono il consigliere regionale Sguanci, c'è un sacco di bella gente che fa un grande risultato per la lista al centro con Saccardi. Dunque, il mio appello ai fiorentini è votate consiglieri comunali capaci, perché se no poi vi fanno le multe a 51 all'ora in un modo vergognoso, perché se non votate quelli capaci, poi c'è un casino di sicurezza in città, perché se non votate quelli capaci, prendono i soldi dalle scuole, li levano alle scuole e li mettono sullo stadio come ha fatto lo statista Dario Nardella. Ecco, su questi punti, secondo me, bisogna eleggere delle persone buone, Lotte e Nove. Dopodiché, ragazzi, oh, mar vorsuto non è mai troppo, Certo. dipende dai fiorentini, io come tutti i fiorentini sabato e domenica andrò, o domenica andrò a votare, anzi, sarò molto contento perché accompagnerò la mia bambina che fa 18 anni proprio sabato, quindi sono per me un giorno di emozione, non perché mi candido io alle europee, ovviamente mi candido e spero che tanti fiorentini scrivano Certo, Renzi sulla ma scheda degli Stati Uniti anche per la d'Europa, figlia però che vota per la prima volta. al di là di me penso che tutti i genitori abbiano un po' gli occhi lucidi quando pensano che i ragazzi diventano grandi. Per me è l'ultima, la Ester è la terza che fa 18 anni, quindi ormai abbiamo una certa età, si vede dai capelli bianchi. Lei no, Bene, Vignolini, lei ancora regge, no, però. no, ce l'ho anch'io, non si preoccupi. Senta, È troppo giovane. senatore, una cosa però sullo stadio. Allora, lo stadio è stato fatto con i fondi pubblici, questo ce lo dobbiamo dire. Lei è stato sindaco e quindi conosce bene queste dinamiche perché si è creato un unicum che è quello dei fondi del PNRR per quello che è un monumento. Lei peraltro si era impegnato a far cadere i vincoli, in particolare sulle curve, con un intervento in Parlamento che è stato anche votato. Ma ecco, da lì in poi che cosa è successo? Perché non si è fatto valere quella sua iniziativa che ha fatto anche insieme a altri parlamentari? Per far cadere i vincoli, perché in quel modo poi il commisso sarebbe potuto intervenire con i fondi privati e aver ristrutturato Franchi. Che cosa è successo lì? Perché è stato quello l'elemento, rileggendo, diciamo, la vicenda determinante. Sì, è questo, Vignolini, è questo l'elemento di rottura con Nardella. L'elemento di rottura con Nardella è stato proprio questo qua. È stato quello che, a fronte della possibilità di investire dei soldi pubblici del PNRR nella costruzione di nuove scuole, ospedali, strade, Dario Nardella ha scelto di usare i soldi del PNRR per metterli sul Franchi, per non disturbare i tecnici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che avrebbero dovuto dare un sacrosanto parere per l'abbattimento delle curve per costruire lo stadio con i soldi dei privati. Cioè, in altri termini, si è preferito, perché Nardella è stato su questo amabilmente incoraggiato da alcuni dirigenti, suoi amici del Ministero della Cultura e dal ministro stesso, non disturbare i dirigenti del MIC, Ministero della Cultura, Ministero MIBACT a suo tempo, e prendere i soldi dei fiorentini, che erano soldi del PNRR, che spettavano a Firenze, e sprecarli sullo stadio. Questa è la cosa che mi ha fatto uscire di testa e che ha portato alla rottura con Nardella. I soldi dello stadio sono i soldi della rottura tra noi e il PD di Firenze. Perché non è pensabile che tu faccia lo stadio con i soldi della gente. Ragazzi, non esiste da nessuna parte. I soldi dello stadio andavano messi dai privati. I soldi del PNRR andavano messi sulle scuole, sugli ospedali, sulle periferie, sulle case popolari. Il bello è che poi dicono a me che io non sono di sinistra. Cioè, questi pigliano i soldi della povera gente e li buttano sullo stadio e accusano me di connivenza con la destra. Ma guarda, sono bellini, c'è veramente una roba da uscire di testa. Senta, se al ballottaggio invece che Stefania Saccardi ci va Heike Schmidt con Sara Funaro, me lo dice sempre il 10 giugno, cosa fate? Oppure le dico io cosa dicono professori, politologi, non politici, su cosa Cosa farete? dicono i professori? Via, I sentiamo i professori, professori il prima. professor De Sio qua in un'intervista ha detto che lei non si farebbe problemi a, diciamo così, a fare un accordo con Schmidt, mentre è stato più cauto il Ma chi è sto professor. De Sio? Scusi, cioè mi conosce? Ma questo De Sio mi conosce? Cioè, perché mi fa Professor. morire da ridere? Mi danno. Beh, No, non lo so, ma mi ha conosciuto aspetti, le da. dico anche Cioè, l'altro dice però. Renzi non sta a problemi. Ma magari anche, cioè, però a me mi fa morire da ridere la gente che dice io Renzi fa questo, Renzi fa quest'altro. Delle volte apro i giornali la mattina e scopro che cosa penso. Allora, gliela dico io che cosa penso. Io sogno di portare
al ballottaggio Stefania Saccardi, perché lo voglio dire, infatti, se ci va la Stefania al ballottaggio vince. E avete una sindaca che per 5 anni sul pezzo, sta sul pezzo, i soldi dei fiorentini li spende per le case popolari, per le scuole, per gli ospedali. E io penso che Firenze abbia la possibilità di essere rilanciata. Se al ballottaggio ci andranno Funaro e Schmidt, vedremo e ragioneremo sulla base di quello che sarà meglio per Firenze. Per me, prima di tutto, viene Firenze. Io amo Firenze, io mi emoziono quando torno a Firenze. Io, quando ero femmine, venivo preso in giro dai leader di tutto il mondo perché tutte le volte continuava a dire: facciamo questi incontri a Firenze, vi porto a Firenze. C'era Obama, tutte le volte era una barzelletta, ne prendeva in giro dicendo: vabbè. Quando si era da fare un incontro, Matteo lo vorrà fare a Firenze. La Merkel l'abbiamo portata davanti al Michelangelo, davanti al Davide di Michelangelo. Abbiamo fatto gli incontri. Ricordo il povero Abe Shinzo, primo ministro giapponese, poi ucciso, vi ricorderete, qualche mese fa, qualche anno fa. E me lo ricordo bene, Abe, quando venne a Firenze di fronte alla meraviglia di Palazzo Vecchio e poi come dire, la possibilità dell'incontro con lui, del dialogo con lui, ma non è soltanto Abe Shinzo o Angela Merkel, tantissimi leader sono passati da questa città. Io amo Firenze, per cui per me la priorità è quella di portare Stefania Saccardi al ballottaggio. Se non andremo noi al ballottaggio, decideremo sulla base di ciò che è meglio per Firenze. Però siccome la linea guida è ciò che è meglio per Firenze, davvero fidatevi, ciò che è meglio per Firenze è la Saccardi. Aggiungo, se sei un elettore di sinistra e hai paura che vinca la destra, il modo migliore è mandare la Saccardi ai ballottaggi, perché a quel punto sei tranquillo che al massimo vince la Saccardi. Se sei di destra e hai paura che vinca il PD, la cosa migliore al primo turno è votare Saccardi. Quindi il mio è un suggerimento, tutti dicono il voto utile, il voto utile. Non c'è voto più utile della Saccardi. Comunque, detta così, diciamo, non preclude niente a nessuno, quindi anche a chi ritiene dal centrodestra, l'ultimo è stato Giovanni Galli della Lega che ha detto che Tel Aviv è un interlocutore per il ballottaggio, diciamo, è un dato di fatto. Comunque. Mando un abbraccio a Giovanni Galli, ma diciamo così, il ballottaggio di lui si è bello fatto ed è stata una delle poche volte in cui sono riuscito a segnare. Peraltro devo dire Rispetto che. a Giovanni Galli, segnare a un campione del mondo vale doppio. Siccome voglio Peraltro bene a Giovanni dai devo tempi. dire. Devo dire che quella campagna elettorale si parlava di cascine, si parlava di tranvia, si parlava di TAV, si parlava, no? Se rimettiamo insieme, si parlava di aeroporto, eh? La cosa divertente è rispetto ad allora, perché molti dicono Renzi non ha fatto nulla. Aeroporto 2009, allora c'era Firenze contro Pisa. Grazie a noi Firenze e Pisa stanno Questo è insieme. vero. Ora persino i più trinariciuti hanno capito che se non cresce Firenze, Pisa chiude. Questo è vero. Perché prima dicevano: oh, chiudiamo Firenze davanti a Pisa. Non hanno capito nulla. Pisa si regge sugli utili di Firenze e si è fatta un'operazione di metterli insieme. Tranvia e TAV, non c'era una lira, era tutto bloccato. Nel 2009 non c'era una linea in funzione. Tutte le linee inaugurate sono state, a parte la 1 che è merito di Leonardo Domenici, ed è giusto dare atto a Leonardo Domenici che la linea 1 che io ho inaugurato con Simone Gheri è merito di Leonardo Domenici, tutte le altre sono state finanziate dal governo Renzi. Siccome ho visto la Funaro che ha detto che il governo Renzi non ha fatto nulla per Firenze, a parte il fatto che la Funaro, per dire una cosa del genere, come dire, smentisce tutto ciò che ha sempre detto. La Funaro ha iniziato con le liste Renzi, tutti i documenti ufficiali del Comune di Firenze, l'accordo del patto per Firenze siglato nel 2016 con Ardella in Palazzo Vecchio, tutte robe che comunque ormai questi dicono in campagna elettorale perché sono semplicemente disperati. Ma le linee della tranvia in questa città le ha finanziate il governo Renzi. Punto vero è che i cantieri li ha allungati la Giunta Nardella. Se la Giunta Nardella avesse fatto velocemente i cantieri, già sarebbe diciamo, in funzione la linea San Marco. E invece questi hanno perso tempo, nonostante che abbiano avuto un fracco di quattrini, un sacco di soldi, una baulata di fiorini, per dirla alla fiorentina, che hanno speso in ritardo. Perché la verità è che l'amministrazione di Dario sui cantieri della tranvia ha dormito. Noi siamo messi i soldi e loro li hanno spesi tardi. Poi su quell'altro che cos'era la TAV, i No, no, sì, soldi sono vabbè, sì, messi. la TAV allora si parlava del percorso diverso sottoterra, oggi ci No, lì sono i invece mi è andata cantieri. male perché a me mi garbava cambiare percorso, ma non c'è stato Sì, verso. Però a esatto, lei voleva questo cambiare. punto no, ma lì io sono sempre stato convinto che bisognasse avvicinare la stazione alta velocità verso il centro-centro. Però ormai quella è andata, la talpa sta scavando, però Senta, bene.
Senta, da... Dopodiché Piazza del Duomo c'è la pedonalizzazione. Allora tutti dicevano tranvia sì, tranvia no in Piazza del Duomo. Io ho pedonalizzato e tutti buoni, tutti zitti, perché alla fine ha restituito a Firenze il godimento di Piazza del Duomo. Abbiamo raddoppiato i metri quadri delle biblioteche. Chi dice che io a Firenze non ho fatto nulla? Bisognerebbe che prima di parlare accendesse, diciamo, il collegamento tra le sinapsi intellettuali e la bocca. Vuol dire accendesse il cervello, ecco. Senta, in chiusura, vuol salutare questo signore qua che lascia la panchina della Fiorentina dopo 3 anni, Vincenzo Italiano. Saluti e rimpianti. Sono maggiori i saluti. Vai, vada, vada, prego. Ma è difficile dirlo, poi siamo sempre, quando si arriva alla fine, sono sempre, no, quelle che chiamano le sliding doors. Se tu vinci ad Atene o anche a Praga, perché anche a Praga si poteva vincere, è un racconto di grande mister, ci hai riportato una coppa, perdi in quel modo, una volta 2 minuti alla fine, una volta 4 minuti alla fine, e i rimpianti sono tanti. Credo che Italiano abbia fatto vedere una Fiorentina che giocava bene, che forse in alcuni momenti non è stata molto concreta in fase difensiva, lo dico con un eufemismo, appunto pensando ai gol presi a Praga all'89esimo e a Atene al 116esimo, ma anche con l'Inter in finale quando si perse 2-1 fece la doppietta Lautaro nel primo tempo, però anche una squadra che ci ha fatto divertire. La verità è che la Fiorentina per noi la gente non lo capisce, io vado in giro per l'Italia, l'altro giorno ero a Bergamo dopo la finale, avevo un faccione triste. La Fiorentina a Firenze non è solo una squadra di calcio. La Fiorentina è quella roba che abbiamo tatuato addosso e che ci fa essere parte di uno stesso popolo, anche se magari politicamente la si pensa in modo totalmente diverso, se magari abbiamo mille problemi personali. E ne parlavo con i miei figli l'altra sera, uno in America, uno a Firenze, io ero fuori a ragionare dopo la sconfitta. Noi siamo abituati a soffrire perché siamo nati viola. Quello che a me piacerebbe tanto, lo dico anche con un po' di commozione, è iniziare a vincere qualcosa. Mignolini, io sono del 75, Si è visto. l'ultimo scudetto è del 69, si è vinto un paio di Coppa Italia, la Supercoppa di Bari, però di fatto non si è vinto nulla. Il mio primo bambino, ragazzi del 2001, l'ultimo anno di vittoria della Coppa Italia, il secondo non ha vinto nulla nemmeno, è nato che sarà in Serie C2 nel 2003. Allora l'idea, io penso che questa città, nel dire grazie a chi c'è stato come italiano, abbia però diritto una volta a vincere, e vincono tutti, e vince l'Atalanta, e vince il Leicester, e vincono le squadre più improbabili. A me piacerebbe una volta alzare un benedetto trofeo, perché penso che Firenze lo meriti. Insomma, vorrei che tutti facessimo qualcosa per arrivare lì, perché va bene essere nati per soffrire, si rimane viola, il sangue è viola, però ogni tanto una gioia prendiamocela anche noi, perché ci si Questo è meriterebbe vero. tanto. Senta, senatore, smentisca tutte le voci sottovoci che ci sono a Firenze su lei, sul fatto che lei porterebbe una nuova proprietà sulla Fiorentina. Credo che non sia vero assolutamente. Penso che ci sia una mancanza di rispetto verso Commisso. La proprietà di Commisso oggi è la proprietà di una famiglia che ha potenzialità per fare tanto, per fare bene. Ovviamente tutti noi siamo rimasti colpiti dalla morte di Gio Barone, per come è andata, per la generosità che Gio Barone aveva messo nel suo impegno in questi 5 anni a Firenze. Quello che è certo è che oggi la proprietà della Fiorentina è di Commisso e noi da tifosi viola si fa tutto il tifo per la proprietà e per la squadra. Si spera che arrivi un grande allenatore, si fa il tifo. Io sono uno di quelli che fa il tifo. Se domani ci saranno dei cambiamenti nella società, lo dovrà dire Commisso, non certo io. Io quello che so è che penso, da tifoso, da cittadino, da uno che insomma non si vergogna a dire che il primo pianto che l'ha fatto nell'81-82, sono fra i tanti fiorentini che vorrebbe vincere qualcosa e che farebbe qualsiasi cosa perché la Fiorentina torni a vincere. Quindi io, se posso, come dire, scenderei anche in campo se non fosse che non sono buono. Quindi da parte mia, massimo rispetto per la famiglia Commisso. Se cambierà qualcosa, io sono come tutti, più di tutti, pronto a fare tutto quello che serve perché la Fiorentina torni a vincere. Grazie al senatore Italia Viva, candidato alle elezioni europee con la lista Stati Uniti d'Europa l'8 e il 9 giugno. Grazie mille, buona campagna elettorale a Matteo Renzi. Grazie a voi e votate al centro con Saccardi. Vai, io Grazie, faccio la campagna. buona giornata e buon Ciao. lavoro. Ci fermiamo un attimo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità in A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con l'A1, in Fipili rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ci troviamo nella carreggiata verso Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze, in settimana sono in programma nuovi lavori di asfaltatura in vista del Tour de France in zona Piazza Vittorio Veneto, per la precisione tra Viale Fratelli Rosselli e il primo tratto di Piazza Porta al Prato. Tutti i dettagli e provvedimenti mobilità sui nostri canali social. Prima di salutarci per il trasporto pubblico locale, oggi e domani a Viareggio deviazioni tra le 6.50 e le 18 per chiusura di Via Leonardo da Vinci per lavori stradali. Oversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Eccoci qua, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, di nuovo ben trovati a Refresh. I titoli della rassegna stampa sportiva di oggi, con la vittoria della Fiorentina ieri nella partita di recupero con l'Atalanta per 3-2. Partiamo dal Corriere Fiorentino. Saluti e rimpianti. Italiano lascia la Fiorentina con una vittoria. 3 anni favolosi. Pradè, siamo delusi per la finale persa. Chiediamo scusa ai tifosi. E poi sempre sulle prime pagine dei quotidiani locali, con ovviamente le notizie che riguardano la Fiorentina. Italiano, ultima vittoria in viola e il Tirreno. La Fiorentina ritrova il successo dopo il KO finale in conference e batte l'Atalanta. Belotti decide la gara dei saluti per Orsato. Faccia a faccia, squadra tifosi dal campo. Incredibile, perché ieri, mentre l'Atalanta festeggiava, mentre si festeggiava la carriera di Orsato, c'era anche la situazione incredibile per quanto riguardava la Fiorentina, faccia a faccia con i suoi tifosi. Ora la Maxi Champions, si fa riferimento alla Champions, e poi vedete le altre coppe con la conference ancora viola. All'interno della Gazzetta dello Sport, Italiano addio, ho dato il massimo, servono nuove idee, e oggi vede il Bologna, l'attuale tecnico della Fiorentina. Intanto il Venezia sale in Serie A, si riparte così, arriva il Venezia e mezza Serie A adesso è straniera, guida la Lombardia, spiega il quotidiano La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Chiudiamo con La Nazione e i titoli del quotidiano, palla in rete, forse ci siamo, Belotti 2 e Nico, Atalanta KO, ore decisive per quanto riguarda il tecnico, così il titolo del QS della Nazione. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, noi torniamo domani mattina puntuali come sempre con Refresh a partire dalle 6.50. Ad Andrea Vignolini, a tutti voi l'augurio di una felice giornata. Ale!